Costa, ci sono esempi prima del G8 di Genova, ci sono anche dopo, sfortunatamente, perché la sospensione di democrazia c'è ogni volta che un povero Cristo viene messo in stato di detenzione e pestato fino alla morte. E mi risulta che siamo a 152, almeno, compresi i più famosi che sono Drovandi, Cucchi e Uva. E a proposito anche dell'uso spropositato della forza, mi sembra che non ci sia una grande coscienza civile di questo problema, ma non c'è in questo caso, come non c'è in tanti altri problemi. Venendo qui questa sera e vedendo le persone che sono qui, mi è capitato alcuni visi di vederli in altri contesti, per altre associazioni, per altre problematiche di carattere sociale e civile, e quello che mi viene da chiedermi è come mai continuiamo ad andare avanti in ordine sparso e non riunire le forze come si deve sotto un qualche ombrello che ci consenta di lasciar perdere un po' dei nostri personalismi e portare avanti una lotta civile, una lotta sociale che possa avere un qualche impatto vero, perché con tutto il rispetto per il fatto che siamo qui stasera, siamo 30, stasera magari siamo 30 qui, in qualche altra sala ci sono altre 30 persone che parlano probabilmente di qualcosa di molto simile, o perlomeno ci saremmo potuti ritrovare insieme per essere più forti. A suo parere, in Italia si riuscirà mai ad avere un sottobosco, diciamo così, un humus dal quale partire perché poi l'impegno del singolo possa avere un qualche significato, o continueremo ad essere una nazione fatta di personalismo in cui tutti vogliono farsi il modo partito per avere la seggiolina in Parlamento? Secondo me era un'occasione imperdibile per lo Stato di mostrare da che parte stava il potere vero di fronte a tutto il mondo, perché al G8, a contestare la riunione del G8, anche con motivazioni che andavano anche al di là della contestazione specifiche, c'erano le maggiorenti associazioni italiane, dai cattolici agli estremisti, senza fare fuori perché non si capisce bene. E quindi lo Stato ha detto adesso diamo una bella lezione a tutti. Tant'è che ricordo, non mi ricordo i titoli esatti, sul manifesto il giorno dopo, c'era che scrisse che sono state le prove generali del non si sa mai. Teniamo anche presente che, figuratevi, che il G8 è venuto in un periodo di ancora dove non c'erano i problemi sociali che abbiamo oggi, almeno non così drammatici. E cos'è successo? Il G8 per un certo periodo ha creato un'attenzione, anche un'aggregazione di fatto, almeno di interesse anche culturale. Poi tutto si è slavato. I partiti giocano al recupero, le associazioni hanno queste caratteristiche, nasce per delle motivazioni, o perché sono troppo specifiche le motivazioni, e nel frattempo teniamo presente che sono 20 anni che c'è un certo tipo di regime, ed è fatica. Io prima delle elezioni, discutendo con i miei figli, che quando i figli sono anche molto di me e che già vedevano i grandi cambiamenti, dico piano, perché non credevano che il PDL Berlusconi riuscisse a riagguantare il peso. Dico guardate, ci sono ancora il 50% della popolazione di gente che si alza la mattina alle 5 per andare a lavorare e torna a casa la sera stanca, non legge i giornali, non legge i libri, accende la televisione, probabilmente è 20 anni, ci sono soprattutto nel sud, ma non crediamo di essere noi tanto eccessi, ma la gente che è cresciuta con quel tipo, lo vogliamo chiamare subculture, culture, come ci pare, ma che crea anche una sensibilità diversa, perché la gente accorre nel quotidiano per se stessa. Quindi siamo diventati tutti individualisti, quindi non stupisco. Nonostante ciò, e questo sono d'accordo, c'è ancora una ricchezza che rimangono però separati gli uni dagli altri, ecco, e qui sta un po'
il mio parere almeno, ai rappresentanti primi delle varie associazioni a doversi muovere. Allora, gli andiamo dietro anche noi, insomma, inevitabilmente. Questo è uno sforzo che va fatto. Va riconquistata quell'aggregazione che c'è stata delle associazioni, di tutte le associazioni, della maggioranza delle associazioni, durante il G8. Va recuperata in termini politici e quindi in termini di formazione, in termini di cultura. Anche con iniziative concrete fatte insieme, non soltanto le manifestazioni o i sostegni, ma anche dove si può, dove ci sono le condizioni o le energie, creare delle vere e proprie scuole di carattere culturale, non per dare il testo delle ideologie. I tempi sono la società, il welfare, l'economia. Io aggiungerei la spiritualità, in senso di spiritualità non strettamente in senso religioso, ma nel senso di quello che l'uomo ha oltre alle cose materiali, le necessità che ha, che vuol dire poi imparare dei comportamenti, e la storia, perché la stiamo dimenticando troppo. Io ad esempio, un po' casualmente, anche a Ravenna c'è ancora qualche vecchio partigiano che ovviamente ha superato abbondantemente gli 80, vi posso garantire che sono tra le persone più incazzate, ma veramente, dei, permettetemi anche perché tanto la questione di pazienza non lunga le raggiungerò anch'io per l'età, dei vecchietti incazzati, perché è la loro reazione a dire ma noi e tutti i nostri amici che sono morti con noi, perché cavolo l'abbiamo fatto? Perché non dimentichiamo che se c'è un associazionismo che fa sperare, sono cresciuti anche associazionismi che fanno temere. Il gruppo Pound, non c'è più nessuno, non c'è più nessuno che reagisse a delle provocazioni di chiaro stampo fascista, non l'ultima quell'aggregazione che ha fatto Varese domenica scorsa. E quindi del lavoro da fare ce n'è tanto. Tutti noi, siamo quello che siamo, mi riferisco ovviamente a noi persone fisiche, io. Ad esempio Alba. Prima delle elezioni, no? quando si è salto fuori, ha fatto il censimento, io credo che Marco Revelli e gli amici proponenti, fondatori, siano rimasti allibiti. Non so come andato a rendere. Io ho votato no, sono in minoranza. Due cose in sequenza. La prima cosa, io credo che dobbiamo essere tutti molto grati a Lorenzo Guadagnucci, non solo per essere qui con noi stasera, ma perché io sono convinto che se non c'era Lorenzo Guadagnucci, questi 13 anni che sono passati erano molto diversi. Cioè io credo veramente, io ho seguito un po' le cose, leggendo i giornali, leggendo le varie vicende, eccetera. Io credo che due persone in Italia hanno dato la continuità di azione e di approfondimento e senza mai mollare l'osso sulla questione di Genova. Lorenzo Guadagnucci e Vittorio Novetto. Lorenzo Guadagnucci in particolare perché è meno classificabile politicamente, quindi anche più autorevole, diciamo così, dal punto di vista dell'opinione. E quindi veramente c'è una gratitudine a livello veramente storico. Seconda cosa, io credo che il processo di svuotamento della democrazia era cominciato un bel po' prima del 2001. Per molte cose che erano successe, era cominciato un processo di svuotamento della democrazia soprattutto all'interno delle persone, cioè dall'inizio degli anni 90 era iniziato un processo di costruzione di un individualismo sempre più esasperato che aveva progressivamente spazzato via i valori di solidarietà, i valori di collettività che erano stati costruiti negli anni precedenti. Un esempio banale, ma secondo me molto, molto significativo, l'internazionalismo. L'internazionalismo che una volta era quasi una cosa, era una delle cose della normalità del fare politica.
Io ricordo sempre che nel 1973, quando ci fu il colpo di Stato in Cile, c'erano scioperi generali in Italia, c'erano i lavoratori dei porti che si rifiutavano di scaricare le navi che avevano in qualche... Ecco, queste cose qui sono totalmente scomparse, perché era iniziato un processo di negazione dei valori di solidarietà internazionale e di solidarietà in generale. Io credo che, fra l'altro, Berlusconi non sia stato l'artefice di questa mentalità progressivamente dilagante, sia stato il prodotto di questa mentalità, che era già partita da prima di Berlusconi. Poi Berlusconi l'ha presa in mano e l'ha fatta sua e l'ha riproposta e organizzata politicamente. Ecco, però il 2001 è stato un anno svolta, cioè è stato un anno in cui in questo processo si è voluto affermare un principio, quello, il principio che il dissenso va criminalizzato. Cioè, dissenso non è più un qualcosa che va sconfitto politicamente. Cioè, tu dissenti da quello che io dico, io cerco di sconfiggerti politicamente. C'è stato un disegno, secondo me all'inizio neanche tanto organizzato, c'è stata una serie di coincidenze, ma poi è stato anche organizzato e anche a livello sovranazionale, per cui il dissenso è qualcosa da criminalizzare. La cosiddetta lotta al terrorismo, che è stata ed è tuttora la dottrina principale con cui gli Stati Uniti si comportano in tutte le aree del mondo dove hanno la loro influenza, è questo, cioè i popoli che cercano di alzare la testa vengono trattati con i parametri della cosiddetta lotta al terrorismo. Non so se per caso avete letto l'articolo dell'ultima pagina di oggi sul manifesto di Gianni Minà, è veramente un saggio di come gli Stati Uniti hanno impresso a tutto il mondo una logica che tutto sommato tutti accettiamo, perché i nostri mezzi di informazione, tranne appunto alcune lodevoli eccezioni, non fanno obiezioni su questa cosa. E questo è un altro punto su cui secondo me varrebbe la pena di fare un approfondimento culturale, e però per farne anche discendere delle conseguenze politiche prima o poi possibilmente. Quindi il 2001 secondo me è stato un anno di svolta, è stato veramente una prova generale di tante cose. Terza cosa, io credo che questi fattori hanno portato a un scadimento del valore della partecipazione, cioè la partecipazione è stata proposta, mentre prima veniva proposta come qualcosa di nobile, è stata proposta come un disvalore, cioè si è creata una mentalità comune per cui partecipare alle cose collettive e non che mai alle lotte collettive era un ma che cosa ci vai a fare, cioè da parte di una mentalità sempre più montante rispetto al giovane, per esempio, che si interessava, c'è stato un progressivo ma che cosa ci vai a fare, ma perché perdi tempo in queste cose qui, ecco. E quindi questo secondo me ha portato a una realtà in cui la democrazia, a mio avviso, è stata completamente svuotata. Cioè, democrazia cosa vuol dire? Al di là dei discorsi sull'etimo della democrazia, però insomma dal punto di vista istituzionale, parlamentare, eccetera, lo vediamo, abbiamo delle istituzioni legislative che non decidono più niente, decidono quello che altri livelli sempre più alti e spesso sempre più occulti li fanno decidere. A livello di volontà popolare, il referendum del 2011 vinti in maniera assolutamente inequivocabile dai proponenti, sono stati affossati, sono stati messi lì senza che nessuno debba rendere conto di nulla a nessun altro. Ecco, da un punto di vista della affidabilità di certe istituzioni come appunto per esempio la polizia,
C'è veramente da aver paura se ti chiedono i documenti, se ti fermano per un controllo dell'automobile, ti chiedono i documenti, c'è da aver paura. Guardate quello che è successo sotto l'ufficio della signora, della mamma di Federico Aldovandi a Ferrara poche settimane fa. Allora, credo che in questa situazione dire che siamo ancora una democrazia è assolutamente una forzatura. Assolutamente una forzatura, certo non siamo nella dittatura conclamata, ma se democrazia ha un senso io credo che non ci siamo proprio. E ecco, quindi secondo me la situazione è abbastanza sconfortante, anche perché, scusate, ma se un domani la situazione istituzionale si incarta ancora di più e ne viene fuori una proposta di tipo ancora più schiettamente autoritario, che reazione c'è? Che reazione c'è? Io me lo chiedo, cioè io mi ricordo, vabbè, sembra di parlare del Medioevo, ma quando nel 70 ci fu, negli anni 70, se non mi ricordo l'anno preciso, ci furono le rivelazioni sul tentato golpe borghese, io mi ricordo che nel giro di 3-4 ore, non giorni, 3-4 ore, c'erano migliaia di persone in tutte le piazze. Io non so, ti ricordi? Bravo, io non le arrivare. Io mi ricordo, io allora ero un iscritto del Partito Comunista, allora, poi nel 77 non sono stato più iscritto, da allora non ho più strade. Io mi ricordo che appena la radio diede queste notizie, centinaia di persone eravamo dentro le sezioni, pronti a qualsiasi cosa. Mi viene a dire anche troppo, nel senso che forse c'era un po' la mistica della mentalità resistenziale. Però, ragazzi, la mistica della mentalità resistenziale era un collante che era veramente, visto che stiamo parlando a ridosso, ragionando sul 25 aprile, credo che sia giusto anche fare questi richiami. Per cui secondo me la situazione da questo punto di vista è abbastanza sconfortante. Poi, sempre perché siamo a ridosso del 25 aprile, mi viene da dire, sì, vabbè, ma il 7 settembre del 43 gli antifascisti erano pochi, dispersi, divisi, sconfortati, eccetera. E il giorno dopo è cominciata la resistenza. Quindi, cioè, mollare mai al mondo. Sicuramente, per quanto mi riguarda, è abbastanza complicato, anche se tu hai imparato una serie di ragionamenti che non mi sono avuto, anche se ero più di me, non mi sono dormiti. Volevo dire, volevo cominciare intanto, io l'ho detto, c'eravamo nel 2001, quindi abbiamo visto con i nostri occhi, non abbiamo subito come te. Alzo un po' la voce. Sì, nel 2001 c'eravamo, non c'è anni da me, mi hanno bastonato, però abbiamo visto tutto ciò che è capitato in diretta, quindi la nostra memoria è ancora viva da questo punto di vista. Un po' affumicati, sì, non lo abbiamo, un po' di corsi, vabbè, sono entrato in la cosa che veniva a dire è come riproponiamo un percorso di ricostruzione della memoria, non solo dei tipi del passato. Tu hai detto fortunatamente, qualche volta hai detto, fortunatamente, dico, il lavoro che tu e altri avete fatto, come comitato, eccetera, ha portato anche a una sentenza giuridica e a un riconoscimento anche internazionale di tutto ciò, no? E questo ha sicuramente costruito un substrato tale che ha fatto sì che quest'anno, quando sono andato all'occupazione del liceo classico, proiettavano Diaz, no? E ho portato tutta una serie di pensatori cosiddetti non global, no? Un pacco di libri così, no? Perché Diaz non fosse una cosa solo tragica, ma fosse l'epilogo di una tragedia, ma anche la condizione invece di uno sviluppo che tu prima hai definito come un momento di incontro per una settimana, quando si caratterizza Genova, una settimana di pensiero, no? È il pensiero di elaborazione e di tutta una elaborazione che arriva anche da lontano. E soprattutto una cosa che a me
mi ha coinvolto nell'ambito di quello che è la mia storia personale. Io sono figlio degli anni 70 e che quel movimento fosse un movimento non violento, una caratteristica che noi in gioventù non abbiamo avuto, per vari fattori storici, eccetera, no? E il legame comunque che si ripropone con le nuove generazioni ha questo imprinting dentro, quindi sono i legami della curiosità anche che veniva all'interno del rapporto con le nuove generazioni. Il problema è che dopo tutto ciò si scioglie un po' come neve al sole, no? E non riusciamo a costruire questi legami, a saldarli, a ricostruire una memoria nostra con un bisogno di comprensione anche loro, con un bisogno di dialogo continuo, con un bisogno di caratterizzazione, di capire che cos'è anche l'antifascismo, perché ormai intanto i negozi di sono fatti altre parti rimangono aperti, perché ormai il 25 o il 1 maggio è una festa, una delle tante feste che si vive in questo paese, e quindi anche questo radice, insomma, è un indicatore di quello che è un pensiero comune, non ormai. Allora, le domande che ci facciamo è che come proviamo a ricostruire questi organi? C'è bisogno di più conoscenza, c'è bisogno di più di costruire questo processo formativo continuo che ci mette a contatto faticosamente anche con le nuove generazioni che non riusciamo, con le quali non riusciamo a dialogare, oppure facendo dei dialoghi molto frammentari. C'è bisogno di essere più coraggiosi ed esplorare in questi mondi, perché io credo che molto delle perdite della cultura della sinistra è che noi non sappiamo più come vive il paese. Poi c'è qualcuno che non lo sapeva neanche a Genova, tant'è che ha fatto tutt'altro che esserci e ha negato l'identità quasi planetaria che si esprimeva invece dentro un pensiero non solo critico, ma anche un pensiero appunto non violento, è un pensiero che deve radicalmente in condizione di pensare a un altro mondo possibile, non solo come slogan, ma come pensiero costruttivo di un altro pianeta, di un altro modo di esistere, un altro modo di convivere e di fare anche economia in qualche modo. Allora, io pongo tante condizioni di questo genere, in questa riflessione, perché le difficoltà poi che attraversa la politica che si vuole costruire dal basso, in qualche modo, è quello di gli altri, dico gli altri in questo caso perché mi sento proprio separato nettamente, questi giorni veramente sono stati l'apice della separazione, no? E ormai lo sappiamo, cioè quindi che ormai si vuole arrivare alla Repubblica presidenziale, eccetera, quindi il movimento potrebbe diventare paradossalmente per lo scontro della Repubblica. Ci sono esempi reazionari di questa condizione. Ecco, sarebbe molto interessante come cominciare a costruire un dialogo sulla forma del genere reazionario, no? Da dove e come si impone in un paese il modello di genere reazionario, anche tramite l'emergenzialità. Noi abbiamo avuto possibile con la K, no? Adesso non avremo possibile con la K, ma abbiamo un genere razionale talmente diffuso nel processo istituzionale che porta a far sì che la nostra Costituzione prima o poi venga modificata o addirittura snaturata. Quindi questi elementi, secondo me, attorno a tutti questi elementi qui di apertura, di contraddizione, bisogna che chi vuole e che pretende di costruire un consenso e una condizione anche di egemonia culturale, perché c'è poco da fare. Quando si scendeva in piazza fin con gli anni 70, la sinistra in questo periodo dell'egemonia culturale riusciva a costruire un tale consenso di relazione non solo generazionale, ma anche politico, che integrazione delle immediate. Oggi noi siamo dentro un germinario nel quale tutti ci stiamo ritrovando anche all'interno di quello che è una realtà di costruzione di un processo al basso della democrazia partecipativa. Io finisco con questo tipo di riflessione, perché non so, è difficile in sé. E quindi comunque l'esigenza si sente, finisco con questa esigenza, anche parlando un po' la sua lingua, abbiamo bisogno di imparare un po' tutto, molte cose. Genova un po' ce l'abbiamo insegnate, no?
poi è rimploso per vari modi il sistema politico, no? Qualcuno l'ha inseguito credendo di poterlo condizionare, invece è stato fagocitato da questa condizione. Noi abbiamo bisogno però anche di un processo formativo, abbiamo bisogno di saper riconoscere ciò che ci capita anche nei territori nei quali viviamo, perché siamo troppo distanti da questa condizione. Ed essendo distanti, se non usiamo pratiche concrete anche di relazione, non troveremo mai un linguaggio di intermodalità che può esprimere due condizioni anche in pensiero molto diverse, capaci di cominciare a coniugarsi e a capirsi, e nelle diverse forme di pensiero a costruire uno abbastanza compatto che comincia a rimettere a fuoco il processo della democrazia come democrazia sostanziale e reale. Con il primo, chiedo scusa, questo è il prossimo.